Vedete, non è semplice. Non è semplice in una Croazia, in una Bosnia Erzegovina che cambia ogni 5 minuti, riuscire. Ma io credo che in mezzo a tante difficoltà il Signore ci vuole dire qualcosa. Io vi ho voluti qui proprio per concludere insieme, per dire alcune cose importanti insieme. E io credo che questa fatica che abbiamo fatto ci dice molte cose. Vedete, quando noi sentiamo il nostro cuore pieno di gioia, andiamo a prendere una benedizione così, allora siamo tutti contenti. Magari non so, non sente caldo, non sente freddo, brividi, eccetera, cade, siamo tutti contenti. Quando torniamo a casa e ci viene una difficoltà, una malattia, qualcosa, allora subito tristi perché la Madonna non ci ascolta a noi. Ma dov'è la nostra fede? Dov'è la nostra fede, capite? Dov'è la nostra fede? Il cardinale Pulic, che noi siamo andati a trovare per presentare la missione Belen, mercoledì scorso, a Sarajevo, 200 km da qui, diceva così che il papà suo era l'unico che non era comunista e quindi non trovava lavoro, a casa sua si faceva la fame e c'erano difficoltà, grandi difficoltà. E molte volte si trovavano a mangiare una crosta di pane e il papà diceva così: coraggio, coraggio, il Signore ci aiuta, ce la faremo. Non so se voi l'avete mai provato a mangiare una crosta di pane un giorno intero, no? Io ad Haiti l'ho provato, non crosta di pane, era un piatto di spaghetti alle 8 del mattino ed è finito, capite? Allora il cardinale Pulic diceva così: eravamo sei figli in casa e il nostro papà senza lavoro e nonostante questo siamo cresciuti, io sono diventato sacerdote, vescovo, cardinale e i miei fratelli sono tutti sistemati. Cioè, oggi io cerco questa fede e non la trovo, capite? E quindi io credo che il Signore vuol dirci questo. A Medjugorje noi abbiamo scoperto un nuovo cammino e una nuova fede. Per esempio, faccio questa domanda a voi. Chi di voi ha sentito la sua fede rafforzata a Medjugorje? Può alzare, in questo pellegrinaggio, può alzare la mano. State bene la mano, guardatevi uno con l'altro, perché c'è. E dopo ditemi se non vale la pena fare 2 chilometri sotto il sole. No, no, no. Per questo. No. Io vi dico la verità che non sapevo questo, ma ci sono stato contento. Perché? Non perché voi vi sopprivate, è chiaro, no. Ma perché, vedete, la Madonna ci chiede di fare il digiuno. Allora, mia mamma, che è qui, poverina, anche a 80 anni, ha fatto tutta la discesa, non si lamenta. Mia mamma, appena mi vede, dice: devi mangiare, devi mangiare, devi mangiare. Non so se voi fate la stessa cosa. Beh. Allora immaginate la Madonna, che è la nostra mamma più grande, che invece di deve mangiare, deve digiunare, deve digiunare. Non è strano questo, no? E allora, ci sarà che ci vuole più bene la Madonna o la nostra mamma naturale? La nostra mamma naturale ci vuole bene senz'altro, ma la Madonna ci vuole più bene, capite? Perché non è possibile che la Madonna ci voglia male. Allora, se la Madonna chiede digiuno, vuol dire che sa qualche cosa, capisci? Vuol dire che lei capisce le cose. Io vi dico una cosa così, per la mia esperienza, permettetemi di stare qui giù, perché se vado lassù mi sento molto lontano. Voi sapete, io e gli altri missionari viviamo in Brasile, viviamo sotto i ponti. Un letto, io non lo vedo da tanti anni, non so cosa sia. E questo è il mio pavimento, questo che pestate sotto i piedi, quando va bene. Normalmente è pulito, ma spesso ci sono gli scarafaggi, i topi che danzano, e così noi dormiamo. È stato l'anno mese scorso che un missionario mi ha scritto da Belen do Pará, cioè, mi sono svegliato che mi sono sognato un topo che mi stava mordendo, però mi sono svegliato, ai, ed era veramente un topo, mi ha morso nel dito, è venuto fuori tanto sangue, poverino.
Capite? Belen tu Pará, a livello dell'equatore. Capite, fratelli, che cos'è la vita? Allora, va bene, questa è la nostra vocazione, non è che tutti devono fare così, per l'amor di Dio. Però, quando io vengo in Italia, mi capita una cosa, come dire, tutti quanti vogliono dare da mangiare, vogliono fare dei pranzetti così, buoni, giustamente. Mangiando anche poco, come si mangia in Italia, dopo tre giorni mi pare di scoppiare. E io dico, benedetto sia il digiuno, perlomeno si respira un pochino, capito? E penso che se una persona mangia sempre così tanto, lei muore perché scoppia, è molto, molto cibo, molto cibo. Dopo vado nelle case e c'è la televisione, normalmente, no? La televisione. Io, sinceramente, chi vive sulla strada non ha molte televisioni, anzi non ce n'è nessuna. È un cinema continuo, però al vivo, tutto vivo, no? È 3D. E reale. Allora, io vedo così, devo parlare con le persone, però c'è la televisione. E la televisione mi disorienta completamente. E a volte dico, ma potete abbassare, potete spegnere. Io esco tonto da quella casa, perché un po' parlare, un po' queste cose della televisione, non sono contro i film buoni come Mel Gibson, eccetera, ma ci sono tante cose che non sono buone. Allora dico, se io vedo per 15 minuti la televisione e mi fa diventare tonto, immagina chi la vede per 2-3 ore. Prova tu a pregare dopo che hai mangiato abbastanza e dopo che ti sei visto 2 ore di televisione, non hai più voglia né di pregare né di niente. E non è. Forse i telegiornali che fanno vedere tutto il giorno. I telegiornali può anche essere buono, ma altre cose forse non lo sono. Prendete quello che volete, perché io da tanti anni, da 20 anni che non vedo la televisione italiana e non so cosa ci sia adesso. Ma magari d'urso potreste evitare di vedere. Però voi fatevi così i vostri ragionamenti. Vi sto dicendo questo perché domani presto partiremo alle 4, ci sarà la colazione. Alle 4:30 partiamo, in Burma state tranquilli, non a piedi. Nonostante la Madonna con un bambino piccolo si è fatta 400 km a piedi. Ricordate questo video? La Madonna con un bambino piccolo si è fatta 400 km a piedi. E non dobbiamo pensare che una mamma e un bambino piccolo fragile. Noi potremmo dire, Dio è disumano, ha fatto nascere il suo bambino in una grotta. Dio è provvidenza per tutti. Non è così. Quando noi abbiamo bisogno, Signore aiutami, Dio è provvidenza per tutti. Ma non è stato provvidenza per se stesso. Attenzione che Dio aveva un'eternità per pensare a dove far nascere il suo figlio. Non aveva solo un mese. Aveva un'intelligenza come ce l'hanno pochi, per dire nessuno, non è così, Dio non è intelligente. Allora, con un'eternità per pensarci, e un'intelligenza fuori da tutto, qualsiasi cosa, ha deciso di far nascere suo figlio in una miserabile grotta, che era un buco. Come voi mi spiegate questo? Ah, ma non l'hanno voluto accogliere a Betlemme perché era tutto pieno. Ascoltate, Dio è Dio. Può far nascere una casa da niente con una cosa così, capite? Può fare un miracolo, fa miracoli per tutti perché non l'ha fatto per se stessi, capite? Vuol dire che Dio ha scelto la povertà, Dio ha scelto la grotta, Dio ha scelto la miseria. E quanto meno noi scegliamo questo, tanto meno scegliamo Dio. Quanto più ci allontaniamo dalla povertà, tanto più ci allontaniamo da Dio. È bello vederlo in un film e è duro farlo. Per esempio, chi è qui che non ama San Francesco? Siamo tutti italiani, non è il padrone d'Italia San Francesco. Ma a vederlo in un film è bello, immaginarlo con gli animali è bello, ma a fare quello che lui ha fatto, per esempio, è Assisi.